Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Quella di stasera è l'ultima puntata, diciamo, del ciclo ordinario di questa trasmissione del venerdì, perché a partire dalla prossima settimana tutti i nostri spazi informativi di approfondimento del lunedì e del venerdì diventeranno tribune elettorali, perché si vota per le amministrative e per le europee. Seguiremo la campagna elettorale fino al 26 di maggio, all'eventuale turno di ballottaggio che è possibile in Abruzzo in tre comuni che sono i principali in cui si vota: Pescara, Montesilvano e Giulianova. Quindi oggi parliamo di un tema invece di attualità extraelettorale, anche se è un tema che è assolutamente politico, un tema riferito a una situazione nazionale di modifica legislativa che però ha ampie ripercussioni sulla nostra vita sociale e culturale, oltre che politica e giuridica. Parliamo della legittima difesa, il disegno di legge con le modifiche al codice penale e altre disposizioni riguardanti la legittima difesa è stato approvato anche dal Senato nelle scorse settimane, sta per essere in qualche modo vagliato dal capo dello Stato, è legge sostanzialmente a tutti gli effetti, con dei riflessi che cambiano l'interpretazione, che cambiano le norme e la loro interpretazione del codice penale. Ovviamente si tratta di una situazione che ha diviso le forze politiche durante il percorso parlamentare, che le divide anche oggi e che ha riacceso le polemiche anche alla luce di una foto che è apparsa nei giorni scorsi del vicepresidente Premier Matteo Salvini con un mitra immortalato vicino ad un mitra. Per parlare di tutto questo abbiamo innanzitutto il professor collega, ma anche collega giornalista e avvocato Andrea Monti, docente di diritto dell'ordine pubblico dell'Università d'Annunzio. Bentornato Buonasera. Andrea, ti do del tu giornalistico appunto perché sei un collega giornalista pubblicista e in questo corso dell'Università d'Annunzio appunto si occupa di focalizzare gli aspetti giuridici dell'ordine pubblico e quindi è la persona che ci aiuterà anche ad introdurre la novità di questa normativa. Poi abbiamo altri due avvocati che si confronteranno tra di loro e si scontreranno tra di loro sulle posizioni del sì e del no a questa riforma. Per il sì, quindi favorevole a questo cambiamento, è l'avvocato Sandro Marinelli, bentornato, sindaco di Pianella, quindi anche un punto di vista di un amministratore, di una comunità, di quelle che appunto sono tra le più esposte, perché insomma anche sulle nostre tranquille città di collina insomma, comincia ad esserci una forte preoccupazione per l'ordine pubblico. E poi abbiamo Enrico Raimondi, bentornato Raimondi, che è un consigliere comunale di Chieti, di area di sinistra, già candidato sindaco, che ovviamente la pensa in maniera totalmente diversa, direi opposta. Quindi, prima di confrontare le tesi, Andrea, spieghiamo che cosa è successo, com'è cambiata questa normativa in Parlamento e quali sono i punti di novità rispetto alla disciplina precedente, sia per la legittima difesa sia appunto per le altre norme collegate. Allora, molto rapidamente va detto innanzitutto che la politica è libera nel fine. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la decisione sul merito dell'opportunità o meno di modificare queste norme è sottratta alla valutazione tecnico-giuridica, nel senso che il giurista prende atto del testo della norma e ne fa un'interpretazione. Quindi il giusto e lo sbagliato non riguardano il tecnico in questo senso. Che cosa introduce questo nuovo testo, se e quando poi verrà definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale? Innanzitutto introduce il concetto di legittimità presunta e indiscutibile della reazione difensiva quando l'aggressione avviene nell'ambito della vita privata e quindi nell'ambito del domicilio privato. E stabilisce anche che la legittima difesa sussiste sempre e comunque nel momento in cui si è minacciati con armi o altre forme di coazione. Un altro intervento ha riguardato uno forse dei temi più caldi dal punto di vista politico, ma che, ripeto, esulano dal
dalle mie considerazioni che sono esclusivamente tecniche, e cioè il fatto dell'avere modificato la norma sull'eccesso colposo. L'eccesso colposo di legittima difesa è quello che accade quando io ritengo di essere in una condizione di aggressione e mi difendo, ma in realtà il soggetto, il mio comportamento a posteriori si rivela non motivato da un'azione di effettivo pericolo, ancorché io abbia avuto qualche percezione dell'esistenza di questo pericolo. Bene, la norma, la modifica che è proposta è quella che inserisce il concetto di grave turbamento come elemento che esclude l'eccesso colposo di legittima difesa. Cioè, in altri termini, e dal punto di vista criminologico si può anche concordare sull'approccio, nel momento in cui un soggetto si trova in uno stato di forte turbamento, si sveglia alle 3 di mattina senza sapere che cosa sta effettivamente succedendo, è ragionevole pensare che la sua capacità di capire, di rendersi conto di quello che sta succedendo sia tutto sommato attenuata. Questo però, quando si traduce nel vaglio poi del pubblico ministero e del giudice, implica comunque, e qui veniamo agli aspetti operativi, implica comunque un vaglio del magistrato sulla esistenza o meno di questo turbamento. E in effetti, da un punto di vista tecnico, se critica si vuole fare a questa norma è quella di avere eccessivamente dettagliato una serie di ipotesi che rendono paradossalmente più difficile giudicare sull'argomento. Faccio un esempio pratico: il grave turbamento, che è uno degli elementi sui quali si è discusso con maggiore veemenza. Bene, grave turbamento rispetto a cosa? Cioè, paradossalmente, dovendo il giudice accertare l'esistenza di questo turbamento, si arriva al punto di dover sottoporre per estremo ad una perizia psichiatrica l'autore del gesto per verificare se quel turbamento fosse effettivamente tale o non fosse, per esempio, manifestazione di una paranoia ossessiva che magari poteva essere già desunta, non so, da un comportamento sui social network nel quale questa persona magari inneggia giustizia sommaria o altre forme di utilizzi spicci, di sistemi spicci per risolvere questo tipo di problemi. Quindi avere inserito questo requisito implica necessariamente che il giudice dovrà andarne a valutare il fondamento non solo nel caso specifico, cioè rispetto a quello che è accaduto, ma anche in generale rispetto alla condizione psicologica. Quindi alla personalità della vittima in qualche modo. Inevitabilmente sì. Se questa norma, se questo requisito non ci fosse, il giudice avrebbe avuto sicuramente una mano molto più libera, non per giustificare condotte che meritano la sanzione penale, ma per avere una cognizione più bilanciata. Aver inserito questo elemento, ripeto, lo dico dal punto di vista tecnico, implica un sindacato del giudice molto più ristretto e pervasivo nei confronti del soggetto che si è difeso. Un altro elemento che tutto sommato qualche criticità la presenta è avere stabilito l'elemento avere qualificato come sempre e comunque sussistente il rapporto di proporzionalità tutte le volte nelle quali mi vado a difendere. Questo non fa altro che spostare l'attenzione del giudice dal rapporto di proporzionalità all'esistenza dello stato di pericolo, perché per potersi la legittima difesa non presuppone che uno sia effettivamente vittima di un'aggressione, ma che ci sia uno stato di pericolo, quindi di un evento che non si è ancora manifestato. Quindi, se il giudice non può più andare a fare questo ragionamento, questo bilanciamento fra offesa e difesa, fra azione e reazione, sicuramente però deve sempre, e in questo caso si può dire, accertare la sussistenza o meno dello stato di pericolo, il che si ricollega poi al discorso dell'eccesso colposo. Quindi, in altri termini, credo che, ripeto, al di là degli aspetti politici che sono al di fuori della norma, una volta che la norma è stata scritta, la sua scrittura pratica, come si dice, rivela che è peggio la toppa del buco. Quindi probabilmente ci aspetteremo molte sentenze di interpretazione, molte sentenze anche rispetto alla costituzionalità che verrà eccepita. Questo è facile capire da chi non ama questa riforma, però e qui entriamo dal punto di vista politico proprio nel cuore del dibattito. Marinelli, questa norma nasce anche per un clima che è quello che si è percepito nel paese, di un senso di sicurezza percepita appunto che è venuta scemando nel corso degli anni. È una risposta dal punto di vista politico, oltre che giuridico, adeguata rispetto all'insicurezza degli italiani? Cioè, dopo questa legge gli italiani si sentiranno più sicuri?
Ci auguriamo di sì, perché è assolutamente vero che si risponde a una domanda di sicurezza che viene dalla cittadinanza ormai da tempo. Credo che sia un dato di assoluta positività quello di avere una risposta politica immediata, concreta e specifica rispetto agli impegni presi in campagna elettorale in questo senso. Quindi dal punto di vista politico mi sembra innanzitutto un elemento di serietà e di recupero di credibilità della politica che affronta le problematiche che la cittadinanza chiede appunto alla politica di affrontare e possibilmente risolvere. Il contesto è più ampio di quello che ovviamente abbiamo circoscritto agli interventi sugli articoli 52 e 55 del Codice Penale, perché è lo stesso provvedimento che contiene tutta una serie di modifiche finalizzate a raggiungere l'obiettivo di una maggior sicurezza e soprattutto di modificare un'impostazione a dire il vero un po' datata e anche poco condivisa nel resto dei paesi europei e non solo, di favor per il criminale che si introduce all'interno delle abitazioni. Si è cercato di spostare appunto l'attenzione e la tutela anche alla vittima di queste aggressioni contro la persona e contro il patrimonio. Innanzitutto inasprendo tutta una serie di limiti edittali che riguardano le norme sul furto aggravato, sulla violazione di domicilio, sulla rapina, per dare appunto questo tipo di segnale, che questo tipo di reati sono reati di grande allarme sociale che vanno perseguiti con determinazione e con serietà. Conosciamo tutti la frustrazione che spesso ritorna agli onori della cronaca degli agenti di polizia, della polizia giudiziaria, che si ritrovano dopo aver compiuto il loro dovere, dopo qualche ora liberamente a passeggio gli autori di questi reati, a volte anche gravi. Per cui il primo segnale è questo. C'è anche l'aspetto, l'intervento sulla sospensione condizionale della pena, che prevede appunto che prima di ottenere una sospensione condizionale della pena l'autore di un furto aggravato si preoccupi di risarcire la vittima, quantomeno. Ecco, sono tutte norme che vanno contestualizzate insieme a quelle sulla legittima difesa, che mirano a questo, mirano a rendere più difficoltoso il mestiere del criminale. Noi abbiamo conosciuto in Italia e in questo senso i verbali dei processi ci illuminano fenomeni di migrazione criminale dai paesi dell'est Europa dichiaratamente finalizzati a avere un trattamento sanzionatorio blando o quantomeno una repressione non all'altezza della risposta che uno Stato di diritto che garantisce i cittadini all'interno della propria abitazione merita. Quindi ritengo una norma che va in questo senso, una risposta pronta alle esigenze della cittadinanza e auspichiamo che abbia anche i suoi effetti di deterrenza. L'obiettivo non è quello, tra l'altro la polemica sull'aumento delle armi è una polemica del tutto infondata e strumentale, perché non è prevista alcuna modifica all'attuale assetto relativo al rilascio del porto d'armi. Le norme prevedono che solo un uso di un'arma legittimamente e legalmente detenuta possa essere oggetto dell'uso appunto da parte di chi viene aggredito. E invece si spera che appunto ci sia questo effetto di deterrenza nei confronti della popolazione criminale, che sia insomma disincentivata a porre in essere atti di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda le abitazioni e i domicili. Raimondi, restiamo, poi entreremo nel dettaglio sul senso politico generale e sul contesto politico in cui nasce questa norma. Le faccio la stessa domanda che ho fatto a Marinelli. I cittadini dovrebbero sentirsi più sicuri. Allora, io ricordo dei dati, perché poi le riforme si fanno se si ritiene che la legislazione attuale non sia adeguata al fenomeno che si vuole prevenire, in questo caso rapine, furti, eccetera. Allora, ricordo che nel 2013, sono dati reperibili sul sito dell'Istat, le rapine sono state 43.754. Nel 2017 30.564, cioè una riduzione sensibile della commissione di questi reati. Se andiamo ai furti, c'è stato un dimezzamento dal 2013 al 2016, su un numero di processi penali pendenti nel nostro paese di circa 1.900.000. Quindi, per far capire quello di cui si sta parlando, cioè questo clima, no, che si vuole costruire, no, le paure, le insicurezze, su circa 2 milioni di processi penali pendenti noi stiamo parlando di 30.000 procedimenti penali. Do un altro dato.
In tutti questi processi in cui si è discusso di legittima difesa, soltanto 10 in caso di rapini sono andati a sentenza, cioè il collegio si è dovuto pronunciare sulla sussistenza o meno della legittima difesa. Negli altri casi, chi diciamo, ha reagito, magari no, il procedimento è stato archiviato, quindi non si è fatto un processo. Allora, di fronte a questi numeri, venirci a raccontare la favola che una delle priorità di questo paese per dare sicurezza alle persone è quello di consentire l'uso delle armi presso la propria abitazione e poi vedremo anche presso il proprio domicilio professionale, e questo no, potrebbe determinare alcuni eccessi, mi pare una cosa abbastanza propagandistica se non populista. Del resto stiamo parlando dello stesso gruppo politico che 2 anni fa, o l'anno scorso, non mi ricordo, perché tanto qua stiamo in un Truman Show permanente, ci raccontava che la priorità del governo era quella di cacciare 500.000 immigrati irregolari. Oggi lo stesso ministro che all'epoca faceva campagna elettorale sull'immigrazione ci dice che in effetti sono 90.000. Quindi da persone che poi imbracciano in itra sui social network, eccetera, io mi aspetterei reazioni per tutelare la sicurezza maggiormente incisive quando la sicurezza è veramente messa a repentaglio, e mi riferisco ai fatti di ieri quando dei gruppi neofascisti si sono messi no, a cantare le canzoncine fasciste, e su questo il ministro degli interni non ha detto nulla. Ecco, io mi sarei aspettato da questo grande ministro che vuole garantire la sicurezza del nostro paese che quei gruppetti di Casa Pound e Forza Nuova che hanno offeso i valori della resistenza fossero quantomeno no, sanzionati in qualche modo. Però questo non ce l'aspettiamo da chi, anziché festeggiare il 25 di aprile, andava a farsi campagna elettorale in Sicilia e non disdegna di andare a cena con gli esponenti di Casa Pound. Quindi, alla luce dei dati, al di là delle considerazioni politiche, io credo che questo paese abbia bisogno di un governo che affronti altre priorità e non quello di consentire a qualcuno di tenere la pistola in casa, rischiando di far male a se stesso e ai propri familiari, oltre che a chi presuntivamente lo Tra poco sentiremo l'opinione degli abruzzesi, ma adesso un minuto a testa di botta e risposta tra Marinelli e Raimondi, poi naturalmente invertiremo anche nel prossimo giro l'ordine degli interventi. Marinelli, cosa da replicare? Io credo che ci sia proprio un distacco, ci sia stato negli ultimi anni, e credo che l'intervento del collega Raimondi lo dimostra, tra la realtà e la politica. Quando le priorità sono le canzoncine, che possono essere di Casa Pound, possono essere di gruppi anarchici come a Modena, che è stata una città devastata nella giornata di ieri, ben altro che cori e canzoncine. Sono evidentemente fenomeni marginali che denotano un disagio personale prima che collettivo, ma che credo passino in secondo piano rispetto ai problemi veri di sicurezza che questo paese ha. Se poi vogliamo negare che in Italia ci sia stato, fortunatamente, fino a poco tempo fa, un problema di immigrazione incontrollata, facciamolo pure, ma lo dobbiamo spiegare agli italiani, che invece questa percezione ce l'hanno e ce l'hanno avuta ben precisa, come hanno chiaramente davanti agli occhi un sistema che va piano piano ritornando alle regole e alla legittimità. Raimondi, un minuto anche a lei, poi andiamo in pubblicità, riprendiamo sulle armi e sul sondaggio. Sì, grazie, ma molto brevemente, io ho dato dei numeri, i numeri sono quelli che descrivono la realtà, stiamo parlando di 30.000 rapine nel 2016 in tutta Italia, il collega, insomma, ottimo amministratore, eccetera, potrebbe riferire quante rapine ci sono state nel comune di Pianella, quante rapine ci sono state nel comune di Chieti negli ultimi anni. Non mi risulta che in questi territori ci sia stato bisogno di questa legge per cercare di tutelare i cittadini. Pubblicità, ora poi torniamo in studio direttamente dopo aver ascoltato il sondaggio di Antonella Micolitti tra gli abruzzesi all'indomani dell'approvazione anche da parte del Senato del progetto di legge sulla legittima difesa. Tra poco. Il Senato approva. Con il via libera definitivo da parte del Senato, la riforma della legittima difesa diventa legge. Con tale riforma si allargano i criteri per cui la difesa viene considerata legittima e diminuiscono i casi in cui invece scatta l'eccesso di illegittima difesa. Sarà comunque sempre il giudice a stabilire se la reazione sia legittima o meno. Ma i cittadini cosa ne pensano? Sono pienamente d'accordo con il ministro Salvini. Era ora che si facesse una legge dove il cittadino italiano viene tutelato.
Non crede che in questo modo si potrebbe creare una sorta di far west? Il giudice che decide, però dal momento in cui sei a casa e uno ti entra in casa, hai la facoltà, almeno la possibilità di difenderti. Difatti non ha niente a che vedere la legge sulle armi con la legittima difesa, perché poi si scambia la legittima difesa, che comunque il carnefice è colui che entra in casa, non diventa vittima. La vittima è colui che riceve l'offesa. Ma se ci si ficca di nuovo in tutti quei problemi, tribunali, cause e quant'altro, non sono più d'accordo. Se le dovesse entrare un ladro in casa e fosse armata, l'arma la userebbe o no? Certo, in fronte. No, assolutamente no. Non mi sembra un deterrente per sconfiggere la criminalità, e in più è pericolosa perché poi si può anche degenerare in altre situazioni. Non ho il porto d'armi e non ho nessuna intenzione di prenderlo, però per chi magari ce l'ha e lo usa nel caso in cui viene aggredito, onestamente trovo giusto che si possa difendere. Io sono d'accordissimo, perché in casa bisogna essere sicuri. Io sono invalida e giustamente mi è successo che sono venuti dei ladri di notte. Fortunatamente, avendo il cane, non ho ci ha avvertito e sono scappati. Lei non pensa che in questo modo si potrebbe giungere a una sorta di far west? No, perché non è detto che bisogna avere un'arma. Io non ho armi, non mi piacciono, però anche se scendeva mio marito con una scopa, con qualunque cosa, giustamente mi posso difendere. Certo che se tu uccidi qualcuno il processo ci sarà, comunque le indagini ci saranno, giustamente che è così, però hanno equiparato il fatto di difendere la tua vita con la tua proprietà. Questo. Quindi tu difendi i tuoi beni, i tuoi familiari, e non sai che intenzione ha alle 3 di notte una persona. L'arma no, per l'amore di Dio, non è ammessa. E in alternativa? Una testata, un pugno, qualcosa, una sartella, che? A mano aperta, proprio. Bene, l'ultimo intervistato faceva riferimento a armamenti di tipo tradizionale, in qualche modo, a reazioni di tipo fisico più che armato. Appunto, introducendo anche il tema delle armi, Andrea Monti, intanto ti chiedo un commento su questo sondaggio, che credo abbia espresso uno spaccato molto variegato, ma comunque attendibile, di come la pensano i nostri concittadini. Sì, allora, c'è da fare una considerazione proprio sulle dichiarazioni di alcune delle persone che sono state intervistate. C'è una differenza fra difendersi e vendicarsi o difendersi e punire. Ed è il sottile, il limite sottile che appunto separa il comportamento legittimo e dunque scriminato e non punibile da quello che invece, a prescindere da cosa possa dire una norma di legge, è e rimane un omicidio o un tentato omicidio. Quindi questo è un messaggio che bisogna dare forte e chiaro, cioè un conto è difendersi, un conto è pensare di essere un ispettore Callaghan in pantofole che poi decide di farsi giustizia da solo. Questo è il primo punto. Sulla questione delle armi, la normativa italiana è particolarmente rigida e rigorosa ed è una delle più efficienti che ci sono in Europa. È praticamente impossibile per una persona, non praticamente, è impossibile per una persona avere un'arma da fuoco se non passa attraverso un doppio certificato medico, un diploma di idoneità al maneggio delle armi e un controllo che viene eseguito dall'ufficio armi delle questure. Tutte le cessioni di armi sono tracciate entro le 72 ore dall'acquisto e la squadra amministrativa appunto dell'ufficio armi esegue di continuo controlli sui legittimi detentori. Va chiarita anche un'altra cosa. Un conto è la detenzione domiciliare, la licenza per detenere un'arma in casa, un conto è il porto d'armi, un conto è la licenza di trasporto. Sono tre licenze di polizia totalmente differenti. Tutto si riduce normalmente al discorso porto d'armi sì, porto d'armi no. Il porto d'armi per difesa ce lo hanno le forze di polizia, le guardie di protezione giurata e un numero ristrettissimo di persone che si trova ad esercitare attività pericolose. Il cittadino normale non può avere il porto d'armi, può al limite avere un'autorizzazione alla detenzione di un'arma nel proprio domicilio, il che significa che non la può portare nemmeno sul pianerottolo, non la può far uscire da casa a meno che non debba andare in armeria o altri diciamo, obiettivi, altre destinazioni accettate. La licenza di trasporto
che è quella che viene utilizzata nell'ambito sportivo, quindi del solo tiro a segno, nel solo tiro dinamico sportivo, consente solamente di portare la pistola smontata e comunque in condizioni di non pronto impiego, tradotto smontata in una valigetta chiusa nel cofano della macchina, in modo che non possa essere usata nemmeno come deterrente, a chi pratica appunto attività sportiva. Quindi da questo punto di vista il fatto che uno possa avere una, 10 o 50 pistole è del tutto irrilevante, anche perché la legge prevede la licenza di collezione, ancorché con divieto di detenzione delle munizioni, che consente appunto di avere un numero rilevante di armi, ma sempre e comunque sotto il controllo dell'ufficio armi. Quindi, e tutte queste norme non sono cambiate con la legge? No, assolutamente, rimangono tal quali, per cui il problema dell'abuso dell'arma è un problema legato alle condizioni psicopatologiche della persona, più che alla possibilità di avere un'arma o uno strumento atto ad offendere a disposizione. Se proprio vogliamo individuare un limite nella normativa italiana, peraltro c'è un disegno di legge, credo, che è stato presentato o annunciato, sta nel fatto che non impone al titolare anche soltanto di licenza di detenzione domiciliare dell'arma di mantenere un livello di efficienza nell'uso per garantire la sicurezza innanzitutto di se stesso e poi degli altri. Perché, e questo è stato abbastanza evidente dal sondaggio, le persone pensano che uno prende la pistola, più punta, spara, e risolve tutti quanti i problemi. Non è assolutamente vero. L'arma è uno strumento complicato da utilizzare già per i tiratori sportivi, che quindi si allenano e gareggiano e via discorrendo. Figuriamoci per uno che spara i 100 colpi per ottenere una volta nella vita per ottenere il diploma di idoneità al maneggio armi e poi non si fa più vedere in una sezione del tiro a segno nazionale per tutta la vita, continuando ad avere in mano uno strumento che non sa utilizzare e che quindi rappresenta un pericolo innanzitutto, ripeto, per se stesso. Quindi se di riforma si deve parlare in questa materia, ci vorrebbe una riforma che imponga quantomeno la pratica sportiva a chi detiene armi in casa, per poter essere sicuri che se ne faccia un uso ragionevole e ragionato. Perfetto, io non ti ho interrotto Andrea perché hai fatto davvero una sintesi, perché l'argomento sarebbe ancora più esteso, però ci aiuta a capire la realtà della normativa in questo paese, anche il buon senso che occorre quando parliamo tutti di armi. E allora però io mi viene da chiedere a questo punto, chiedo invertendo l'ordine delle risposte per primo al nostro Enrico Raimondi, ma allora si sta montando un polverone sul nulla, perché se non c'è nessuna modifica all'utilizzo delle armi, le armi da fuoco soprattutto vengono utilizzate soltanto in ambiti talmente ristretti e rigorosi come quelli che ci ha appena ricordato l'avvocato Monti, insomma mi sembra che ci sia molta propaganda apparente anche sulla posizione del no a questa riforma. Ma se non ci fosse stata poi magari quella foto che adesso faremo vedere. Ma intanto ringrazio il collega per la precisazione, faccio presente che, come si faceva riferimento, c'è uno schema di proposte di decreto legislativo che deve recepire una direttiva europea che è stata modificata nel 2017 proprio sull'utilizzazione delle armi, eccetera. Io l'ho detto in partenza, a me questa riforma sembra più una riforma manifesto per far vedere appunto che abbiamo un governo composto da persone che hanno i muscoli e che sono vicini ai cittadini. Se poi la andiamo ad analizzare dal punto di vista tecnico, io credo che poco cambierà rispetto all'attuale legislazione. Faccio riferimento ad alcune modifiche che sono state proposte, non sono altro che il recepimento normativo di orientamenti ormai consolidati dalla giurisprudenza e quindi il quadro non è destinato a mutare profondamente. La vera preoccupazione è sull'inserimento di questo avverbio sempre al secondo comma dell'articolo 52 del Codice Penale, perché sottrae al magistrato il potere di valutare quando vi sia proporzionalità tra il pericolo attuale, no, alla lesione di un diritto dell'aggredito e la reazione dell'aggredito. Allora è questo il punto, dal mio punto di vista, più critico di questa riforma. Quando è che possiamo oggi dire che la reazione è proporzionata al pericolo attuale dell'offesa? Quando, bilanciando i due interessi in gioco, l'unica strada per difendersi era quella della, a sua volta, dell'aggressione da parte dell'aggredito.
Oggi questo viene presunto sempre. Questo significa che è sottratto al giudice il potere di capire se io che vengo aggredito in casa mia, anziché magari rispondere a questa offesa, a questo pericolo attuale, minacciando soltanto di chiamare la polizia e vedere quindi il ladro che scappa, oppure come diceva il nostro concittadino, gli do la cocciata e quello magari se ne va, io oggi potrei, con un'arma che detengo legittimamente, anche sparare, perché la proporzionalità viene considerata una presunzione assoluta di legge, senza che vi sia la possibilità. Poi su questo faccio presente che la maggior parte dei delitti cosiddetti domestici, in Italia purtroppo abbiamo tantissimi casi di femminicidio, eccetera, comunque avvengono con autori dei delitti che hanno la licenza all'uso delle armi. Quindi credo che il segnale che questo governo stia dando allora qual è? Oltre alla pericolosità insita nel dettato normativo di questo nuovo secondo comma. Dice, cari cittadini, siccome lo Stato purtroppo non vi riesce ad aiutare perché non può impedire che venite aggrediti a casa vostra, nel vostro negozio, eccetera, guardate, fate un corso, siate bravi per avere tutte le licenze, per avere le armi, perché state sicuri che una volta ottenuta questa licenza, se qualcuno entra a casa vostra, e a noi non ci interessa perché entra a casa vostra, chi entra a casa vostra, eccetera, eccetera, voi potete avere uno strumento di tutela in più. Ecco, io credo, ed è per questo che sono molto critico, che questa impostazione di giustizia domestica sia un'impostazione che contrasta con i principi del nostro ordinamento ormai da qualche secolo e contrasta anche con i principi della nostra Costituzione, che so che è un documento che qualcuno della maggioranza ritiene un documento inutile, ma che fortunatamente esiste ancora e che dovrebbe indurre il legislatore, cioè il Parlamento, quando fa una riforma, a tenerla in considerazione. Marinelli, abbiamo fatto vedere le due foto, vabbè, l'ultima, la più recente, la riproponiamo, che è quella che ha fatto discutere più in questi giorni. Intanto le chiedo che ne pensa di questa foto e soprattutto il ragionamento sulle armi riportato alla realtà che ci ha descritto il collega Monti, qual è? Insomma. Allora, sulle foto credo ci sia poco da dire. Qualche giorno fa qualcuno si è divertito a fare una panoramica di tutti i leader mondiali che si sono trovati, credo inevitabilmente, e il caso dell'Italia forse è quello più giustificato, perché nella foto precedente si trattava evidentemente di una fiera nella quale l'industria delle armi è un'eccellenza italiana, dà posti a centinaia di migliaia di lavoratori direttamente o indirettamente, per cui credo che la strumentalizzazione sia fino a se stesso, peraltro mi risulta che... Quindi dobbiamo venderle le armi, il messaggio è questo. Venderle per chi ne è famoso legittimo, esiste la caccia, esistono gli usi militari, quindi ci mancherebbe... La caccia con la legittima difesa? Scusami. In quel caso era un fucile da caccia, quindi probabilmente sarà andato a fare una visita. Sulla seconda, Mitra, c'è anche addirittura qualcuno che ha ipotizzato la commissione di un reato nel momento in cui una persona che non credo abbia quell'abilitazione maneggia quella... Io non so se la stia maneggiando, se gli sia stato semplicemente posto in visione uno strumento innovativo, magari come ministro dell'interno qualcuno gli avrà esibito uno strumento nuovo in dotazione alle forze di polizia e ne avrà preso cognizione. Non possiamo fare il processo alle intenzioni. Sicuramente, per quello che mi consta, il ministro Salvini non ha il porto d'armi, né ha nessuna intenzione di prenderlo, quindi non è quello lo scopo di quelle foto. Nella maniera possibile, come non lo è, immagino e spero, per tutti gli altri leader mondiali che sono stati periodicamente immortalati con un'arma in mano, immagino per le ragioni che illustravo prima. Volevo partire un attimo dalla Costituzione. Mi fa piacere che oggi tornino a difenderla quelli che volevano cambiarla in maniera... Io veramente ho votato no al referendum costituzionale. Contro no. Le indicazioni evidentemente del Partito Democratico. Mi fa piacere questa consapevolezza. Non sono del Partito Democratico. Era stato presentato così. Quindi, no, non mi pare. Il sinistro. Il Partito Democratico non una è parte di sinistra, importante della sinistra. È notorio che da circa 15 anni che il PD non è un partito. Vabbè, è un'osservazione che però non era riferita direttamente a Raimondi. Prendo atto con piacere che abbiamo anche, diciamo, a sinistra dei difensori, abbiamo avuto difensori della Costituzione dei recenti attacchi che il PD gli aveva mosso. E non vedo però tensioni di carattere costituzionale, basta guardare al panorama europeo. La Spagna ha una legislazione simile alla nostra. La Germania, al quale
probabilmente sistema il legislatore italiano si è ispirato a una legislazione molto simile alla nostra, c'è anche l'aspetto del grave turbamento proprio nella legislazione tedesca come in quella spagnola, la legislazione inglese parte da principi diversi di common law ma comunque consente la difesa nel proprio domicilio, solo la Francia mantiene il requisito di proporzionalità ma inverte l'onere della prova a carico del, in questo caso della pubblica accusa qualora appunto l'evento, il fatto di reato avvenga all'interno del domicilio. Quindi mi sembra che eravamo invece un po' in ritardo rispetto a paesi, credo di indiscutibile civiltà, non voglio chiamare in causa gli Stati Uniti dove comunque il sistema parte proprio da presupposti costituzionali completamente diversi, ma nella nostra stessa Europa sistemi di civiltà giuridica indiscutibili si trovano allineati all'attuale formulazione della nostra legislazione che semmai doveva fare dei passi in avanti. Certo è un tentativo di prevenire, non è un tentativo di di alimentare la commissione dei reati, ma questo si muove in una indiscutibile logica di politica della sicurezza che si sta portando avanti. Abbiamo il progetto Scuole Sicure con il quale si fa un controllo assiduo e assolutamente stringente sullo spaccio davanti alle scuole superiori, che è un fenomeno assolutamente dilagante. Oggi l'assunzione di sostanze stupefacenti è arrivata alla soglia dei 12-13 anni. Abbiamo un investimento come non mai avvenuto in passato sui sistemi di videosorveglianza. Il Comune di Pescara ha ricevuto un milione di euro di finanziamenti per l'implementazione della sua rete di videosorveglianza. La volontà è quella di prevenire. I numeri ci dicono che i reati sono in calo. Bene, dobbiamo cercare di fare sempre meglio, dobbiamo cercare di avere sempre meno episodi criminali da una parte e dall'altra. Se questa legge servirà, come noi auspichiamo, a ridurre ulteriormente anche quei pochi casi di cui oggi i tribunali si occupano e che vedono la spiacevole situazione di chi è stato aggredito in casa a dover subire un processo penale che di per sé, e voi lo sapete meglio di me facendo questo lavoro, è una pena in sé il processo penale per la sua durata, per i suoi costi, e anche qui opportuno l'intervento del legislatore a prevederne il rimborso quando c'è poi una sentenza di assoluzione. Se tutto questo appunto può servire a ridurre ulteriormente i reati e a eliminare quelle spiacevoli situazioni in cui la vittima viene messa sotto processo, allora ben venga questa legge, auspichiamo che abbia i risultati sperati. Allora, minuto pro e contro, prima della pubblicità, riprendiamo col contro, in questo caso da Raimondo. No, ma mi leggo all'ultima affermazione, che è simpatica questa cosa, che il rapinatore, no? Che tenta appunto di rapinare un'abitazione, eccetera, eccetera, poi dovrebbe rimborsare il costo del processo penale a carico, no, dell'imputato. Quindi uno che va a rubare, secondo questo governo, ha la garanzia patrimoniale per pagare le spese processuali all'altra parte. Un'altra norma manifesto, propagandistica, che non risolverà alcuno dei problemi seri di questo paese. Finalmente però, snocciolando i dati, abbiamo capito che anche l'esponente della Lega ritiene che questa sia una legge che si poteva anche non fare, visto che il numero dei reati è in calo e che, come abbiamo cercato di dire, ma soprattutto il professore, il collega, descrivendola poi la normativa, ci ha dimostrato che insomma, se ne poteva fare a meno e questo governo poteva pensare a cose più serie. Marinelli, per replicare? Ma assolutamente no, nel senso che la domanda di sicurezza è una domanda assolutamente presente. Io credo che il collega, forse, ripeto, il problema è sempre lo stesso, è quando la politica si distacca dalla realtà. Io invito a mandare una propria moglie, figlia, a parcheggiare all'area di Risulta a Pescara dopo le ore 21 e a farsi una passeggiata per percepire il senso di insicurezza diffuso. La questione di Lanciano, quella povera famiglia che ha subito quell'aggressione barbarica dentro la propria abitazione, proprio con un fenomeno di turismo criminale che poggiava le basi sulla benevolenza di una legislazione che era arretrata rispetto al resto d'Europa. Questo abbiamo fatto, ci siamo portati nel 2006 e deve ulteriormente essere modificata, perché ci dobbiamo portare almeno al livello degli altri paesi civili europei. Questo ha fatto questo governo e di questo credo gli vada dato merito. Non si può cercare di trovare una strumentalizzazione, una cosa che ha dei risvolti assolutamente positivi, anche perché, ripeto, si innesta in un sistema di politica della sicurezza, e ho citato prima altri interventi, che è assolutamente coerente e finalizzato a dei meccanismi di prevenzione e di maggior tutela del cittadino onesto. Bene, ora ci fermiamo per l'ultima interruzione pubblicitaria, poi torneremo in studio per le conclusioni, anche per parlare un po' della casistica dell'applicazione di questa nuova normativa. Tra poco.
Entriamo sulla casistica. Intanto spieghiamo un altro aspetto che non abbiamo ancora detto, che non c'è solo la legittima difesa rispetto ad aggressioni che avvengono all'interno della propria abitazione, ma anche all'interno della propria attività, quindi i famosi tabaccai, i famosi gioiellieri, coloro che vengono aggrediti mentre svolgono un'attività che ha a che fare con quantitativi di moneta contante o di valori detenuti nelle proprie attività commerciali. Quindi anche qui si estende la legittima difesa e questo limite viene in qualche modo ricalcolato, compensato tra proporzionalità che viene presunta rispetto all'aggressione subita. Ma c'è anche da capire poi come comportarsi, cioè il cittadino che ha subito già delle rapine vive in una situazione insomma, dove non si sente al sicuro, abitativa, il tabaccaio, il commerciante insomma, che ha un'attività ad alto rischio, ora che è entrata in vigore questa legge, cosa deve fare? Deve iscriversi a una scuola per prendere la pistola e il porto d'armi? Deve inserire dei dispositivi e magari attraverso quelli risolvere come ha fatto finora la situazione? Cioè, qual è l'effetto poi se si vuole ottenere l'obiettivo della sicurezza crescente bisogna mettere in campo in questo caso, Monti? Quale messaggio possiamo dare? Allora, ci sono due cose da dire prima di rispondere specificamente alla domanda. La prima, il problema tecnico di questa norma, che non è soltanto di questa norma, ma è del modo in cui viene trattato il delitto penale da 30 anni a questa parte, è che ci si dimentica del fatto che il diritto penale prevede di base i cosiddetti reati a forma libera. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io punisco l'omicidio, non ho bisogno di una norma che mi dica punisco l'omicidio col coltello, punisco l'omicidio col veleno, punisco con l'omicidio con la... perché mi concentro sull'effetto. Ora, andare a dire quindi che la legittima difesa è tale anche quando, per esempio, il fatto avviene in tabaccheria è un fatto totalmente superfluo, e quindi non necessariamente la tabaccheria, ma un luogo di esercizio dell'attività professionale e via discorrendo, è totalmente superfluo perché già la norma precedente consentiva la legittima difesa tout court. Poi il fatto che... Ma perché è stato introdotto? Non entro nel merito, mi limito a osservare che dal punto di vista della tecnica normativa questo è un modo di procedere abbastanza rozzo dal punto di vista proprio della scrittura delle norme. Perché è vero che ci sono dei reati che invece richiedono determinate specificazioni rispetto al modo in cui vengono commessi, ma normalmente questo accade con le aggravanti, cioè se compi un furto con determinate modalità hai una pena maggiore, ad esempio, ma non si creano n reati di furto in funzione del modo in cui vengono commessi. La seconda questione è che i casi sono due, o ci fidiamo del nostro ordinamento o non ci fidiamo, quindi il fatto che un giudice debba e possa o possa e debba entrare nel merito di una vicenda che implica l'avere messo a rischio una vita umana, quale che sia, è il cardine del nostro diritto penale. Quindi di questo stiamo parlando, per cui dal punto di vista, ripeto, puramente tecnico, qualsiasi forma di riduzione della possibilità del sindacato del giudice sulle modalità concrete del fatto mi sembra alquanto... Anche perché se uno si difende sarà comunque processato in qualche modo. In ogni caso il procedimento penale parte, anche perché non c'è soltanto il discorso della legittima difesa, ci sono i reati collaterali come lo sparo in luogo pubblico, il procurato allarme e via discorrendo, quindi in ogni caso l'utilizzo delle armi da fuoco, perché è inutile girarci attorno, nessuno si sta preoccupando della legittima difesa col coltello o con la mazza da baseball, il discorso è tutto quanto focalizzato sulle armi. Ora, dove avrebbe senso intervenire, vengo quindi alla risposta, è in tutta quella fascia di strumenti da difesa non letali, tipicamente l'utilizzo quindi di strumenti ad aria compressa che lanciano proiettili di gomma dura, che hanno sicuramente una efficacia deterrente, ma che non di per sé implicano un rischio ulteriore, perché anche questa è una cosa che va detta. Mi faccio la pistola, sì, ma quale pistola? Io vedo, frequentando una sezione di tiro a segno, che passano persone dall'estrazione più diversa e con delle idee estremamente confuse. Gente che parla di prendersi dei calibri che insomma abbatterebbero un rinoceronte.
44 Magnum e via discorrendo, senza pensare che esplodere un colpo di quel genere in primo luogo provoca immediata sordità, perché le onde sonore provocate dall'esplosione, che rimbalzano in uno spazio chiuso, producono una più che probabile lesione del timpano, e quindi al primo colpo chi spara se ne casca lui, non casca l'altro. Secondo punto, quando un calibro è particolarmente potente, attraversa senza problemi i muri, quindi posso anche sparare, ma è capace anche che, oltre al delinquente, colpisco un figlio o addirittura un vicino che non ha niente a che vedere. Sembra fantascienza, ma in realtà quando il calibro è eccessivamente potente, il problema da un punto di vista proprio balistico si pone. Quindi anche dal punto di vista della qualificazione della legittima difesa, che calibro ho in casa, un 7,65 o un 44 Magnum? Perché la normativa è basata sul calibro, non sulle armi, il che tra l'altro rende giustizia anche di tutta, lo dico da tiratore sportivo, la disinformazione che c'è sull'uso degli AK-47 e degli M4, cioè dei fucili d'assalto. Si possono comprare, sono in libera vendita, cioè in libera vendita con licenza di tiro sportivo ovviamente, si possono acquistare per finalità sportive perché hanno un calibro che la legge consente, del quale la legge consente l'utilizzo con finalità sportive. Poi che la carcassa abbia un aspetto piuttosto che un altro è del tutto irrilevante, ciò che conta è che l'arma non sia automatica, quindi non possa sparare a raffica e non possa essere convertita in arma che spara in modalità pienamente automatica. Quindi dicevo, se proprio si deve dare una strumentazione per aumentare la capacità di difesa di una persona, avrebbe molto più senso, piuttosto che pensare alle armi, utilizzare il limite che già c'è di armi ad aria compressa o strumenti da tiro ad aria compressa fino a 7 joule e mezzo di potenza, che possono appunto lanciare questi proiettili non offensivi ma che fanno malissimo, e che quindi possono costituire un validissimo deterrente all'interno possono anche avere degli effetti, voglio dire, pesanti, ma sicuramente non letali, a meno che non si colpisca la gola, non so, un occhio, una cosa di questo genere, ma la probabilità, e quindi, insomma, alleviare anche la fase, diciamo, in qualche modo, quindi anche su questo che in prospettiva fronte. Se proprio intervento normativo deve essere in questo ambito, oltre a quello della formazione, dell'informazione e della cultura nell'utilizzo di strumenti di questo genere, perché ci si può fare male anche con un coltello usato male in un contesto di difesa, ecco, ragionare sulla possibilità, che peraltro è già consentita dalla legge ordinaria, quindi uno maggiorenne va in armeria, ci sono queste armi soggette non a licenza di porto o di trasporto, ma soltanto alla maggiore età e alla denuncia. Quindi uno prende, non voglio fare nomi ovviamente, prende uno di questi modelli in calibro 50 che sparano pallottole ad aria compressa, sono ampiamente sufficienti per avere, certo sono molto meno, soddisfacenti rispetto alle fantasie individuali, appunto, dei giustizieri della notte in pantofole, però questo è un problema psicopatologico piuttosto che giuridico. Allora, Sandro Marinelli, anche qui abbiamo recepito molte informazioni interessanti, però torniamo al punto di partenza, aggiungendo un'altra categoria rispetto a quelle che hanno sofferto questa percezione di insicurezza. Ora, dire di chi lavora poi con, appunto, con tanti, con valori, che ha delle attività commerciali che espongono a rapine e atti predatori. Ecco, da questo punto di vista, quanto può essere efficace l'estensione di questa norma anche a queste categorie, anche la specificazione di queste attività? È soltanto un'aggiunta sovrabbondante, come ha detto l'Avvocato Monti? Penso di no, penso che comunque si tratta di categorie esposte e il legislatore bene ha fatto a ribadire la tutela da parte dello Stato delle loro posizioni nell'ipotesi in cui si dovessero trovare in quelle spiacevoli condizioni di doversi difendere da un'aggressione all'interno della loro attività professionale. Concordo con l'aspetto sulle armi alternative alle armi da fuoco, ma credo che questo vada in assoluta continuità con quella che è l'operato dell'attuale Ministro degli Interni. Pensiamo alla diffusione del taser per le forze dell'ordine, l'obiettivo è proprio quello di dare strumenti efficaci alle forze dell'ordine in questo caso, ma ovviamente condivido l'auspicio
che in luogo delle armi da fuoco magari si faccia all'interno della propria abitazione anche uso di strumenti alternativi, cercando di garantire sempre maggiore prevenzione, evitando il più possibile di trovarsi di fronte a fatti di sangue, perché questo è l'obiettivo assolutamente condiviso dalla stragrande maggioranza delle forze politiche, perché forse è il caso di ricordarlo, che hanno votato favorevolmente la legge sulla legittima difesa in Parlamento. Ecco, l'altro aspetto giuridico, anche questo non so se è ridondante rispetto alla normativa precedente, è relativo al fatto che non c'è soltanto l'aggressione fisica alla persona o ai beni che vengono messi a repentaglio da questo atto criminale rispetto a cui ci sarà questa legittima difesa, ma anche la semplice intrusione. Ecco, questo è un altro carattere che è qualificante dal vostro punto di vista, di chi sostiene questa legge, Marinelli. Sì, chiaro che prima si parlava del spazio di discrezionalità del giudice. È difficile nella materia della legittima difesa, perché ci si muove tra esigenze che a volte sembrano contrastanti. Noi siamo nell'immanente principio costituzionale di legalità, che contiene al suo interno quello di determinatezza della norma, e quindi i principi illuministici vorrebbero che l'ambito di discrezionalità del giudice fosse il più possibile compresso a beneficio di tutti, del giudice stesso, ma anche dei soggetti destinatari della norma. E mi sembra che la legge vada in questo senso, perlomeno si sforzi di arrivare ad un maggior grado di determinatezza della norma. Arrivare a perseguire non soltanto un'aggressione, che un ladro che io vedo, che ho di fronte, che mi sta derubando, ma anche il rumore che sento in casa. Però c'è la desistenza, insomma non è proprio così, nel senso che il giudice comunque conserva delle valutazioni abbastanza pregnanti, perché non si può sparare al ladro in fuga. Cioè, l'ipotesi che qualcuno possa diventare giustiziere, l'ipotesi che la legge sgombra assolutamente, perché i requisiti della necessità, dell'attualità, della mancanza della desistenza sono tutti requisiti che devono sussistere per poter invocare la legittima difesa. Quindi quello che si vuole tutelare è una reazione legittima, in questo caso ad una intrusione fatta con violazione di domicilio, fatta in maniera pericolosa per il soggetto che si trova nella propria abitazione, nel proprio esercizio professionale. Beh, allora Raimondi, se le cose stanno così, dove sta l'incostituzionalità di questa legge? Perché non è propriamente così. Se uno legge il testo così come approvato, ripeto, come dicevo prima, c'è l'inserimento di questo avverbio sempre. Questo significa che il giudice non può più autonomamente valutare se la reazione costituisce una legittima difesa oppure no. Si presume che sia una legittima difesa. È vero che la norma continua nel dire che c'è legittima difesa se questa reazione è per difendere la propria o altrui incolumità, i beni propri, se non vi è desistenza, eccetera. Faccio una domanda al collega. Viene un rapinatore presso il mio domicilio, io lo ammazzo, no? Perché esercito il mio diritto alla legittima difesa. Nessuno potrà dimostrare in giudizio che non vi era stata desistenza, che vi era stata un'aggressione, semplicemente perché la persona offesa dal mio reato, che non è più reato, è morta. E questo è il meccanismo, no, infernale. Quindi un domani il tabaccaio, che magari è zelante, no, delle valli brembane che ha piacere frequentare, immagina che c'è qualcuno che voglia introdursi illegittimamente nel proprio esercizio commerciale, che peraltro è un pubblico esercizio, quindi questa fattispecie mi pare anche difficile di definire che cos'è intrusione, dal fatto che uno entra in un tabaccaio per acquistare le sigarette e magari rapina. In base alla formulazione attuale della norma, quel tabaccaio spara, non ci sarà alcun testimone che potrà riferire se quella persona che è morta a seguito dello sparo stava facendo un'intrusione illegittima oppure stava minacciando quella persona. Allora si aprono da un lato tantissime ipotesi in cui una condotta che, in base all'attuale legislazione vigente che non è ancora cambiata, sarebbe comunque antigiuridica e sarebbe onere di chi ha ammazzato per difendersi, dimostrare che si stava difendendo in maniera legittima, a una situazione per cui non sarà possibile accertare da parte della magistratura se quella reazione effettivamente corrisponde alla fattispecie legale, perché c'è una presunzione assoluta che quella è sempre legittima difesa. È qui che risiede, dal mio punto di vista, e non solo, perché l'ha detto anche l'Associazione Nazionale Magistrati, no, qua possiamo fare la politica, ma l'Associazione Nazionale Magistrati ha sollevato perplessità proprio su questo meccanismo.
Perché insomma, il collega sa che noi abbiamo superato i principi dell'illuminismo da molto tempo, cioè, il giudice non è più bocca della legge, no? Abbiamo avuto Kelsen, poi c'è stato il costituzionalismo moderno, le norme devono essere valutate sotto il profilo della legittimità costituzionale anche sotto un principio di ragionevolezza e di non disparità. Allora, se si ritiene che sia ragionevole che il tabaccaio, che magari è spaventato per fatti suoi, possa presumere che qualcuno lo stia aggredendo e quello gli spara e nessuno potrà accertare che quello è omicidio e non legittima difesa, io non lo ritengo ragionevole sotto il profilo costituzionale. Botta e risposta finale tra Marinelli e Raimondi. Marinelli. Ma non è così, perché è stata proprio introdotta la previsione relativa all'eccesso colposo di legittima difesa proprio per questo, perché non è sempre legittimo, ci può essere l'eccesso colposo e lì interviene appunto la valutazione, forse quell'aspetto più critico dal punto di vista della determinatezza della norma, che però, ripeto, non solo nel nostro ordinamento, pensiamo ai reati di stalking dove l'animo assume una valenza importante, ma anche nei sistemi comparati, citavo prima l'esempio di Germania e di Spagna, l'elemento soggettivo dell'agente, in questo caso di chi si è difeso, può assumere a giudizio del giudice, quindi assolutamente recuperata la funzione discrezionale del magistrato, un carico di esimente dal reato di eccesso colposo di legittima difesa che rimane pienamente operativo, pur con dei limiti che sono quelli che la nuova legge ha opportunamente introdotto a tutela dell'aggredito. Raimondi? Sì. Si continua con la propaganda, perché il testo che è stato approvato dalla Camera e dal Senato non dice quello che vanno propagandando, ma dice esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè sarà sottratto al potere giurisdizionale di comprendere se quella persona è effettivamente aggredita e quindi si è difesa in base alla nuova norma oppure no. Semplicemente per il fatto, e questo lo dico anche per un minimo di attività professionale, non credo che di fronte al magistrato la persona che viene accusata di aver tentato una rapina sarà ritenuta più credibile dell'aggredito che magari gli ha sparato la gamba, no? Quindi ci sarà un problema anche di carattere processuale: chi è che deve dimostrare che in effetti c'è stata la legittima difesa? Se c'è un morto non lo potrà dimostrare nessuno, e quindi ci sarà sempre legittima difesa anche quando quella non è una legittima difesa. Questo è il punto su cui secondo me ci si dovrà interrogare. E credo, così come è accaduto negli ultimi anni, che poi la magistratura riuscirà a rimuovere queste abbrigazioni. 30 secondi supplementari a testa, perché... Ma no, solo per evitare la banalizzazione di un problema che poi è assolutamente serio. Non si può dire che c'è il morto non parla, perché in tutti i reati per omicidio invece l'anatomopatologia è quella che determina poi la ricostruzione del fatto. E se c'è un morto, che ha un colpo alle spalle, se c'è un morto che ha un colpo di pistola alle spalle, nessuno potrà sostenere la legittima difesa, evidentemente. Allora qui si è come prima, è cose inutili. Allora, facendo una polemica inutile. Allora, ultima domanda all'avvocato Andrea Monti. Finora abbiamo interpellato come giurista, adesso come avvocato, come esperto di pratica nei tribunali, se andrà in vigore questa normativa, quali crede che siano le questioni e quante siano le questioni poi su cui i giudici dovranno pronunciarsi rispetto al passato? Allora, fare le previsioni è sempre una cosa estremamente difficile, quindi non mi lancio in numeri. Rilevo che dal punto di vista fattuale il modo in cui sono scritte le norme implica dover andare a verificare in concreto la sussistenza del pericolo, e quindi che cosa vuol dire pericolo? Pericolo nella percezione di chi lo vive, pericolo oggettivo e come lo faccio a dimostrare, pericolo causato dall'intrusore. Quindi questo è un primo problema che dal punto di vista dell'accertamento renderà abbastanza complicata la difesa anche di chi viene coinvolto. Poi c'è il tema, ripeto, del turbamento, che ha a che fare ancora una volta non solo con elementi fattuali ma anche con elementi di tipo psicologico e più in generale rispetto a quello che dicevamo prima all'esito della personalità del sondaggio, della persona offesa. E cioè della personalità della persona che in questo caso diventa imputato.
che inevitabilmente verrà messo, tra virgolette, sotto processo anche per le sue convinzioni. Non è detto che se uno su Facebook inneggi alla giustizia sommaria, poi inevitabilmente è uno che, se qualcuno entra in casa, spara. Però inevitabilmente c'è una sorta di collegamento fra quello che può essere una... E quindi anche questo è un tema che rischia di trasformare l'obiettivo del processo penale, che è quello di avere quanto più elementi oggettivi sui quali fondare poi la decisione, in un procedimento basato molto di più sull'accertamento di stati psicologici e sull'accertamento delle convinzioni individuali rispetto al fatto, che inseriscono delle... diciamo delle variabili estremamente ampie. Il diritto penale racconta anche un po' la nostra società. Eh sì, a volte la condanna. Grazie, con questa battuta noi concludiamo questa trasmissione che abbiamo voluto dedicare in parte alla informazione, e ce ne ha date tante l'avvocato amico, collega giornalista anche, ricordo, Andrea Monti, ma anche al dibattito su un tema di assoluta, credo, attualità. Vi ricordo ancora che da lunedì, perché appunto lunedì sera alle 20.30 inizieremo con i candidati sindaci di Pescara, tutti i lunedì e i venerdì saremo in trasmissione alle 20.30 con le tribune elettorali per le prossime elezioni europee, amministrative soprattutto, del 26 di maggio. Grazie e buon proseguimento con i programmi di Rete 8. Arrivederci.